Oh, allarme, allarme! Salvate i telefoni! Gilino. Gilino è qua. Me lo metterò io. Piovi. No, voi dovete morire. No, io devo andare a controllare le varie stanze. Voi No, noi andiamo. andate lì. Attimi di panico. Ok, questa mega gag, in realtà non è una gag, abbiamo fatto una prova di evacuazione, mi sa che devo urlare perché mi sentiate, siamo tutti fuori in cortile e io ho salvato lui, il primo Siano Gianfone. Ora che ci penso, non era il primo Siano Gianfone, vabbè, insomma, è lo OnePlus One. Ditemi voi se vi ricordate qual era il primo Siano Gianfone e questa settimana vi porterò in compagnia di lui proprio ora che OnePlus ha svelato tutta la sua nuova lineup della versione 7T, lineup secondo me un pochino confusionale, ma insomma, questo è un altro discorso. Concentriamoci su di lui e vediamo da dove tutto è partito. Sono ancora in ufficio con questo OnePlus One. Nel frattempo ci siamo ripresi dalla prova antincendio e ho già un bel problemino che non so come risolvere perché non ho il pin adatto. Guardate il problemone, con un pin anche tra l'altro bello grande, sempre che qui riesca a metterlo a fuoco, boh, sì, forse a questa distanza un po' ce l'ha fatta. Comunque, nonostante la grandezza del pin, lo infilo tutto dentro, ma non riesco a far uscire lo sportellino adatto. Ora guarderò se a casa trovo qualche cosa di meglio, ma quanto cavolo era profondo il pin di OnePlus One. Ok, mentre di sottofondo c'è la lavatrice che sta andando, il robottino che sta aspirando, quindi sentirete tanti rumori. È il momento della verità. Ho qui con me il pin del Pixel 3, vediamo se. No! No, nemmeno lui ce la fa. Non c'è verso di sbloccare questo maledetto carrellino, ma attenzione, attenzione, ho un altro pin che dovrebbe essere di un Honor Play. Sì, ce l'ho fatta, c'è uno spiraglino. Dai! È incastrato! C'era una Simwind all'interno. Ta-da! Tan-tan-tan! Sono finalmente pronto! Ok, la lavatrice sta per decollare, ma ho la mia SIM inserita, anche se devo dire che lui è un po' confuso riguardo quali APN utilizzare. Mi sa che è meglio se vado sul manuale, ma comunque, in ogni caso, lo vedete anche in alto. Sono collegato alla rete mobile e vai! Nel dicembre del 2013, Pete Lau, già dirigente di Oppo, lascia l'azienda per fondare una sua compagnia, appunto OnePlus, che 6 mesi dopo praticamente lancerà questo OnePlus One. Ora, 6 mesi sono pochi per lo sviluppo, la creazione e la produzione di uno smartphone. Sull'effettiva indipendenza di OnePlus, in effetti, si potrebbe discutere a lungo, perché nel corso del tempo le affinità tra alcune caratteristiche, quantomeno dei suoi smartphone e quelli di Oppo e Vivo, sono state piuttosto evidenti. Questo perché le tre aziende fanno tutte parte di BBK Electronics, che è un grande brand asiatico che possiede appunto tutti e tre questi produttori di smartphone. C'è da dire però che la realizzazione del software e dell'hardware di OnePlus One furono demandati a due aziende diverse, ovvero OnePlus per l'hardware e Cyanogen Inc. per quanto riguarda il software. Su Cyanogen Inc. ci sarebbe da aprire un intero capitolo a parte, ma lasciamo perdere per il momento. Diciamo soltanto che fu un'ottima leva per accrescere la popolarità di questo smartphone, che fin da subito riuscì a far parlare di sé le testate internazionali, allo stesso modo di brand molto più noti di OnePlus, che, indipendente o meno che fosse, era comunque un nuovo player in un'arena già comunque molto affollata. Quindi da una parte abbiamo una nuova azienda che tanto tanto nuova non è, dall'altra abbiamo Cyanogen Inc. che comunque era molto nota all'epoca, la Cyanogen Mod, dalla cui eredità era, diciamo, nata Cyanogen Inc., che è l'azienda che poi voleva portare il firmware custom a livello commerciale, era comunque appunto molto nota e molto famosa nella community, e proprio sulla community OnePlus puntò tantissimo, con una campagna di marketing interamente online, molto aggressiva, a volte anche sopra le righe, a volte anche eccessiva, che è stata anche criticata in alcune occasioni, culminata poi con la vendita di OnePlus One ad invito. Sì, perché, e questo proprio è marketing per dilettanti, non basta soltanto fare uno smartphone che costava la metà degli altri, 299 € solo per questo primo OnePlus One nella versione da 64 GB, 269 per quello da 16 GB. Pochissimi
ma in più lo rendi anche elitario, perché non lo puoi acquistare, vorresti il telefono che costa la metà degli altri, ma hai bisogno di un invito per averlo. E questo invito dove lo trovavi? Lo trovavi nel forum, nella community di OnePlus, nei siti come il nostro che parlavano all'epoca di OnePlus, ai quali appunto l'azienda aveva concesso ogni tanto qualche invito da regalare ai propri lettori, e poi li trovavi acquistando una OnePlus, cioè chi lo acquistava poteva poi dare un invito ad un'altra persona. Quindi è diventato tutto un tantan digitale, tutto un modo per sentirsi parte di una nuova elite che pagava il giusto per uno smartphone e non tanto quanto gli altri ben più cari. E la parola di tutto questo si riassume con il lancio di OnePlus 7 quest'anno. Vi ricordate lo slogan che accompagnava questo OnePlus One, flagship killer? Beh, con il lancio di OnePlus 7 lo slogan è diventato Only Flagship. Da flagship killer a flagship only sono passati soltanto 5 anni, 6 modelli diversi, il 4 non è mai uscito per ragioni, beh, che porta sfortuna il numero 4 in Cina, ma anche questo è un altro discorso. E oggi OnePlus è quella stessa azienda che soltanto 5 anni fa lei stessa voleva killare, più o meno. Questa lunga intro era doverosa magari per chi si fosse perso un po' la storia di OnePlus, e perché comunque questo più di tanti altri è uno smartphone che non si può descrivere solo dalla sua scheda tecnica, solo dal piacere della sua back cover, ma anche conoscendo un po' effettivamente la sua storia. E adesso scusatemi, ma devo andare a un matrimonio. Bel matrimonio davvero. 7 antipasti, 3 primi, 5 secondi, sono tornato molto soddisfatto. Ah, e auguri agli sposi, Pietro e Martina, ma basta con queste chiacchiere e veniamo a noi. Gli avevo accennato prima alla back cover Sandstone, che secondo me rimane uno dei tratti distintivi più belli di questo OnePlus One. È così vellutata, così davvero piacevole al tocco, peccato che poi un po' si rovini nel corso del tempo. Qualche graffietto qui c'è, anche un pochino nel profilo, soprattutto qua agli angoli dove va a spiovere più verticalmente appunto sul lato, non c'è più la stessa verniciatura che c'è qua sul retro. Insomma, comunque questo smartphone ha 5 anni di vita, non è certo stato utilizzato per 5 anni ininterrottamente, ma comunque sia ha preso anche i suoi colpi. Non so se qua si riesce a mettere a fuoco, se notate nulla di particolare, ma c'è una bella botticina. Fatto sta che questa back cover rimane fantastica. Ecco qua la schermata delle informazioni. Possiamo vedere che l'ultima versione della Cyanogen Mod 13.1 era partito con la 11, quindi comunque i 2 anni di aggiornamenti bene o male li ha avuti. Le patch luglio 2016, commercializzato poco più di 2 anni prima. 2 anni di supporto Cyanogen Mod gliel'ha dati, scusate, Cyanogen Inc, prima poi che comunque anche l'azienda stessa iniziasse ad avere i suoi problemi, e infatti ad oggi non esiste più. Per questo motivo non vi posso infatti far vedere in tutta la sua gloria l'applicazione dedicata ai temi. Se provo a creare un nuovo account, eccolo qua, si è verificato un errore durante la comunicazione con il server che ad oggi appunto non esiste più. Tutto ciò che rimane dell'app dei temi è questo qua, ovvero i 2 temi presenti, quello di default di sistema e il tema EXO di Cyanogen Inc, che poi potete andare a personalizzare. Devo dire che questa pagina qui di personalizzazione non è affatto male. Raduna in un'unica schermata, scorrimento verticale, vedete le varie opzioni, da la barra di stato, che poi potete andare a personalizzare in base al tema che avete installato, e via via tutti gli altri elementi in modo da comporre sostanzialmente il tema che più vi piace, che più si adatta ai vostri gusti, o meglio che più si adattava, perché adesso non è più possibile farlo. I tasti qua in basso non si vedevano, è praticamente impossibile. Io non so se state riuscendo a capire che ci sono dei tasti soft touch qui. La retroilluminazione è al 100%, ma è praticamente come se fosse allo 0% quasi. Voi secondo me non li state praticamente nemmeno notando in mezzo a tutte queste ditate. Cambia nulla dopo averlo pulito? Boh. Se i pulsanti di navigazione sotto non vi dovessero piacere, potete comunque attivare la immancabile navbar, che all'epoca era effettivamente una cosa in voga e che adesso ironicamente invece sta scomparendo a favore delle gesture. Pensate effettivamente a quanto sono cambiati i modi di navigazione di Android. Prima i tasti fisici, soft touch, che dir si voglia, poi la barra di navigazione e adesso le gesture, e ogni volta ovviamente Google era lì pronto a dirti che l'esperienza d'uso in quel momento era la più consistente. E a proposito di gesture, non è che all'epoca non ci fossero, c'erano, semplicemente sono quelle secondo me un pochino più inutili, cioè disegnare un cerchio per attivare la fotocamera. Si parla di gesture dalla schermata di blocco, o meglio da schermo spento. Vedete, ho fatto il cerchio ed è partita la
fotocamera e così via, insomma, tutte le altre sotto. Devo dire la verità, io non sono mai stato un grande fanatico delle gesture a schermo spento. Fatto sta che c'erano, in alcuni smartphone ancora ci sono, non lo so, non le vedo come una grande moda, come una grande utilità. Le app bene o male funzionano tutte piuttosto bene, tranne Google Photo. Il curioso caso di Google Photo: va aggiornata, premete, andate sul Play Store, la aprite, ritornate a Google Photo e così via. Sembra di rivivere l'esperienza di YouTube sul Xiaomi Mi One, con la differenza che qua posso comunque utilizzare Google Photo dicendo di non aggiornarla per qualche motivo, appunto non sembra pienamente supportata, nonostante comunque siamo su Android Marshmallow versione 6.0.1 per la precisione, con tanto di odiosissimo giochino Flappy Bird nel quale appunto muoio istantaneamente senza nemmeno provarci. E sempre a proposito dei parallelismi tra passato e presente, qui abbiamo una schermata dedicata nelle impostazioni interamente alla privacy, cosa che su Pixel arriverà soltanto con i Pixel 4, io di nuovo insisto, non so perché ho il dente così avvelenato. In realtà è una cosa lievemente diversa, cioè qui serve ad attivare il Privacy Guard che impediva alle app di accedere ai vostri dati personali, lo potete attivare applicazione per applicazione a seconda di quelle che non volete che abbiano accesso per esempio a contatti, indirizzi e cose del genere. Poi abbiamo un'opzione per bloccare i contatti, l'invio o meno di dati anonimi a CyanogenMod Mode, che ormai fa abbastanza ridere come cosa, e la possibilità di proteggere l'avvio delle applicazioni tramite un PIN o insomma una sequenza. Immancabili i profili, erano veramente uno dei cavalli di battaglia di CyanogenMod Mode, la possibilità di andare ad attivare delle personalizzazioni da richiamare con un semplice click a seconda delle esigenze. Siete a casa e volete il wifi acceso e il bluetooth spento, in ufficio non so, magari lì in contrario, variare vari livelli di volume, il GPS acceso, spento, eccetera, vari profili di utilizzo per le varie funzionalità di sistema. E secondo me questa non è una cosa stupida, anzi mi piacerebbe che anche nei firmware di oggigiorno ci fosse un modo così rapido per switchare tra dei profili a questo modo. Purtroppo non va più di moda. Benvenuti nell'era post-app. Le mod sono funzioni intelligenti, consapevoli e leggere, costruite direttamente nel sistema. Quando una mod pensa di essere d'aiuto, si offrirà di attivare delle funzioni per te. E quali sono allora queste mod di cui parla la CyanogenMod Mod? Beh, ne troviamo un paio nella fotocamera, questa era l'interfaccia, e qua in basso c'è proprio scritto Mod, che non sono altro che la modalità Hyperlapse e Panorama. Beh, ok, io le posso chiamare Mod, le posso chiamare anche Struzzi oppure Calcestruzzo, ma insomma sono comunque delle funzioni della fotocamera, niente di particolarmente elevato. E poi dov'è che le ritroviamo? Le ritroviamo per esempio nelle impostazioni di sistema, nella schermata di blocco, mod per schermata di blocco, eccole qua, attiva e configura le mod per la schermata di blocco. E cosa sarebbero queste mod per la schermata di blocco? La possibilità di avere uno sfondo statico oppure happening on Twitter sulla schermata di blocco. Mi verrebbe da dire, wow! Ah, e forse avete notato anche un'altra cosa, la presenza di Cortana. Effettivamente Microsoft era una delle aziende che sostenevano CyanogenMod Inc. perché cercava, come dire, un lato B per entrare su Android e pensava che CyanogenMod Inc. potesse fornirgli questa via di accesso. Questa Cortana non ha nulla a che vedere con quella di oggi ed era semplicemente integrata qua a causa appunto di questo coinvolgimento di Microsoft in CyanogenMod Inc. Ditemi cosa pensate delle animazioni di questa CyanogenMod, della loro fluidità o meno, insomma, vi piacciono? Ve le faccio rivedere. Guardate un po', mi ha chiesto di abilitare una mod, allora è vero che te le chiede in maniera proattiva e non è nient'altro che la mod che vi dicevo prima di Twitter, quindi beh, insomma, senza offese ma nulla di che. Che ne pensate quindi voi di queste gesto, di queste animazioni? Non lo so, a me più che animazioni sembrano spesso delle comparse e poco più, cioè giusto qua, quando si va a chiudere un effetto un pochino più animato, ma nemmeno poi troppo più di tanto, boh, non lo so, non mi hanno propriamente entusiasmato, ma era giusto proprio una piccolezza così. A proposito di Microsoft, che fa molto parte di questo telefono, vi faccio vedere anche la presenza di Skype preinstallata, altro segnale piuttosto forte dell'amore di Microsoft per CyanogenMod Inc., amore poi culminato in maniera non troppo positiva, e adesso, già che siamo qua,
facciamo anche un bello speed test. Oh, dai, niente da dire, è uno smartphone di 5 anni fa, ma comunque con connettività che va benissimo per gli standard odierni. E no, non mi venite a citare il 5G, perché tanto al momento sono convinto che nessuno di voi lo possa usare, e questi valori vanno benissimo. E a proposito di app, come dire, strane, guardate che bello se vado a cliccare su Google+, qualche momento Google+, non è più disponibile per gli account consumer. Vabbè, tra l'altro c'era anche Hangout, se non mi ricordo male, sì, ve l'avevo anche fatto vedere, eccolo lì. Niente, i piccoli cimiteri di Google che crescono. E a proposito di cimiteri e di cose che non si usano più, la micro USB. Non potete capire quanto mi dà fastidio quando provo questi vecchi telefoni, dover cercare ogni volta il caricabatterie micro USB, perché non so mai dove l'ho infilato. Poi io stavo pensando una cosa adesso, che ok, i mega cornicioni assolutamente per gli standard odierni, questi sono mega cornicioni, però questo schermo 5,5 pollici Full HD, guardate come si vede bene anche ad angolazioni pronunciate, ve lo avvicino un po', chissà se riesce a mettere a fuoco. Cioè, è un bello schermo, se devo essere sincero. Per essere roba di 5 anni fa, i colori non sono malvagi, gli angoli di visione, come vedete, sono ottimi. La risoluzione, beh, è praticamente al pari con diversi modelli attuali. Il form factor è ancora il vecchio 16 noni, ma in fondo, voglio dire, va benissimo così. Dal punto di vista hardware, in realtà, di OnePlus non c'è praticamente mai niente di cui lamentarsi. Si potrebbe parlare a lungo del software, e qui effettivamente è stata un po' una falsa partenza con Cyanogen Inc., che comunque è servita all'azienda per far parlare di sé. Se non ci fosse stato questo firmware, almeno all'inizio, non tutti si sarebbero concentrati, secondo me, così tanto su questo smartphone che era un nuovo arrivato. E parlando di applicazioni vecchie, mi è capitata sott'occhio Google News e Meteo, che come vedete si rifiuta proprio di avviarsi. Strano che non ti rimandi direttamente al Play Store per installare appunto Google News. Ma queste del resto sono le stranezze nell'avere, diciamo, un vecchio smartphone trapiantato nell'era moderna. Ma allora com'è che siamo passati dai 299 euro di OnePlus One, c'era addirittura il modello da 269 con solo 16 GB di storage, ai 759 euro di OnePlus 7T Pro? Sì, ok, da flagship killer a flagship only, però dovete tenere conto anche di altri fattori. Anzitutto, questo smartphone arrivava dopo 2 anni in cui c'erano stati prima Nexus 4 nel 2012, poi Nexus 5 nel 2013. E OnePlus arriva nel 2014 e vuole catturare soprattutto la community, gli appassionati, quelli che sono online nei forum, nei siti di settore, e sapeva benissimo appunto che Nexus 4 e Nexus 5 avevano raccolto grande successo grazie anche al loro prezzo. E quindi che cosa fa? Ti propone un altro smartphone dal prezzo ultra vantaggioso, che poi è il modo migliore per far parlare di te, probabilmente realizzato anche, non dico a prezzo di costo, ma comunque con margini ridicoli anche per l'epoca, e poi piano piano, di anno in anno, da 299 a 759, in realtà quest'anno c'è comunque il 7T che costa 599, che è praticamente il doppio di questo, insomma 50 euro un anno, 50 euro quello dopo, 50 euro con un piccolo cambio di versione. I incrementi così lì per lì fanno parlare, ma non sembrano astronomici. Li ripetete per 5 anni di fila e arrivate a questo. E la cosa un po', diciamo, curiosa, che nonostante adesso OnePlus dica che fa flagship only, è che comunque entrambi hanno in comune un hardware top per il momento in cui sono stati lanciati, ma hanno altrettanto in comune una carenza, che è quella delle fotocamere. Cioè, le fotocamere non è solo una questione di hardware, perché bene o male basta mettere anche lì un sensore moderno e ok, hai messo un sensore moderno con tanti megapixel, qui ce ne sono 48 in quello principale, ma non basta. E questo lo ha dimostrato Google, ma non solo, che comunque il software fa una grande differenza. E come li registrava i video il nostro buon OnePlus One? Effettivamente non ve li ho fatti vedere fino ad ora, la differenza penso che sia abbastanza evidente. Quella che mi ha ripreso fino a questo momento è questa Canon G7X Mark III. Non so se avete notato la differenza di qualità nelle riprese di questa settimana, che effettivamente si sono avvalse finalmente di una fotocamera un po' più seria e non del mio caro vecchio Pixel 3, che in quanto a video non è granché. E quelle che state vedendo ora sono appunto le riprese non stabilizzate, tra l'altro vedo tutto il gran traballio di OnePlus One. Se avete visto tutte le nostre recensioni di questo modello, del 7T, del 7, del 7 Pro, dal punto di vista fotografico erano tutti ancora carenti di qualcosa.
Non lo so, diciamo che per definirsi flagship only, ecco, forse questo ambito qui sta ancora un po' stretto a OnePlus. Mi fermo comunque qua perché sto già abbastanza divagando dal tema della settimana. Settimana prossima, beh, se aguzzate la vista, secondo me saprete già che dispositivo mi porterò dietro. Sarà tra l'altro una settimana piuttosto interessante, un paio di trasfertine che vi racconterò proprio grazie a lui. Mi fermo qua, come sempre mi raccomando un like se il video vi fosse piaciuto, iscrivetevi magari anche al canale, noi ci vediamo alla prossima. We'll be right back.